Ciao ragazzi, sono Stefano Verderi, chitarrista delle Vibrazioni, Santa Margaret. Siamo qua a Rocker TV a lezione con. Allora, sono partito con questa roba molto blueseggiante, con lo slide, che è questo cilindretto di metallo, detto anche bottleneck. Lo sapete perché si chiama bottleneck? Perché i vecchi bluesmen praticamente usavano spaccare le bottiglie e usare il collo di bottiglia proprio per fare questo giochino. Questo giochino, appunto, è fatto di poca tecnica e tanto feeling, ovviamente, come deve essere il blues. Anzi, Jimi Hendrix stesso diceva: il blues è facile da suonare, ma è difficile da sentire. È difficile da to feel, proprio da avere il feeling del blues è difficile. Per cui in realtà è molto, diciamo, facile ottenere dei bellissimi effetti così. Nel senso che questa accordatura che uso è un'accordatura appunto aperta, che vuol dire mi lo sposto a re. Il La lo sposto a Sol, il Re rimane Re, il Sol rimane Sol, il Si rimane Si e il Mi cantino si sposta a Re. Quindi questa qua è l'accordatura aperta di Sol. Ok? Con l'accordatura aperta di Sol praticamente basta mettere un dito e fate tutti gli accordi. Quindi questa cosa ovviamente risulta estremamente comoda nel momento in cui devi spostare questo cilindretto sulle corde. Praticamente già suoni molto bene un accordo maggiore in questo caso. Per cui può essere molto divertente anche per, diciamo, chi ha le prime armi con la chitarra, fare questa accordatura aperta e suonarci così un po' in modo libero, perché tanto qualunque corda vai a prendere o qualunque gruppo di corde vai a prendere, diciamo che caschi sempre bene, ecco. Quindi da questo punto di vista non c'è bisogno di una grossa tecnica. È vero è che però se vuoi suonare veramente blues devi un attimino ascoltarti i dischi appunto di Son House, Lightning Hopkins, Muddy Waters, tutta questa gente qua che appunto il blues, diciamo che l'ha inventato. Io vi saluto con il blues e su Rocker TV a lezione con...